Riapertura della banchina 22 che per la prima volta pone il porto di Ancona con a disposizione quattro banchine operative per la movimentazione di container e merci varie. Un porto senza banchine non è competitivo, detto proprio banalmente, o con poche banchine. E dunque riuscire a recuperare un'infrastruttura come questa è sicuramente un contributo concreto, importantissimo alla competitività del porto, perché come è noto le merci devono sbarcare e quindi c'è bisogno delle banchine. Un'opera come questa è un'opera ovviamente complessa e quindi è una bella giornata oggi, una bella giornata vera. Con la conclusione degli importanti lavori di potenziamento della banchina 22 al Molo Sud della Darsena Marche, al fine di renderla compatibile con i macchinari di ultima generazione utilizzati dalle imprese portuali, il Porto Dorico dispone di un'ulteriore infrastruttura strategica che consente di aumentare la competitività e la flessibilità d'uso dello scalo. Questa è una banchina stupenda che fino a qualche mese fa aveva una serie di silos inutilizzati, oggi diventa una banchina a tutti gli effetti destinata allo scarico merci, per cui Ancona si dota di un'altra banchina molto importante per la competizione. La banchina in questa fase rimarrà pubblica, per cui le aziende potranno lavorarci liberamente per crescere e in qualche modo produrre lavoro. In preparazione alla piena operatività del sito è stato effettuato un sopralluogo per presentare i lavori e fare il punto sullo sviluppo dello stesso scalo.